Ciao a tutti amici e benvenuti al nostro nuovo gameplay di PlayStation 5. Oggi inizieremo insieme il nuovo capolavoro dell'Ubisoft, Immortal Phoenix Rising. Non perdiamo altro tempo, andiamo, let's go! Allora, scegliamo difficoltà. Tifone, tifone. Che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Lo vedo arrabbiato, tifone, lo vedo molto arrabbiato. Sei una vittima, come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dei. Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano. Ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono la tua tutti. Pecca è che sei molto brutto. Resta tra me molto, e molto. La riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. L'ha fatto per amore, l'ha fatto. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Ma va? Non lo sapevamo. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso. Ha preso il mio fulmine. Ha preso tutto. Anche gli altri dei sono scomparsi. Guarda i mortali. Ormai è fatta. Quei malefici, stupidi scialbi parassiti sono stati tutti trasformati. Stai calmo, Zeus. Stai molto calmo, Zeus. Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Diglielo, il mio promette. Sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Sì, io direi di scommettere. Richiedi, sì, che scommettiamo. La tua punizione sia ingiusta. Direi che è un po' esagerata. Ecco, appunto. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione. No! Vai, Phoenix, vai! Storia. Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte.
Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Aspetta, non dirmi che... Ok, amici. Allora, qua credo che possiamo modificare un po' il nostro personaggio. Vediamo. Partiamo... Ok, dai capelli. Capelli come... Ok, qua abbiamo vari tagli. Andiamo a vederne qualcuno. No. Una cascata sulle rupi di Santorini. Vediamo. No. Questo è carino. Questo. No. 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 Questo non mi piace. No. Allora, io direi questo. Questo qua secondo me va bene. Allora, vediamo se si può modificare altro dei capelli. Questi dovrebbero essere il colore dei capelli, dovrebbe essere. Vediamo. No. Carbonizzati. Puff! Il colore delle labbra fredde. Questo mi piace. Vediamo se riusciamo a cambiare anche il colore degli occhi. Vediamo un attimo. Ah, qua. Viso come... Ah, possiamo modificare anche... Ah, testa e occhi. Allora, vediamo il viso. Un viso che posso vedere nella mia mente. Beh, lo sai. Una meraviglia. Il becco di un falco. Ok, vediamo il colore degli occhi. No. Il colore dei pompelmi maturi. No. Ok. Questi vanno bene. Questo colore va bene. Poi... colore della carnagione nel corpo. No. È il colore dello yogurt greco. Abbronzato come me in spiaggia. No, questo qua. Questo qua va bene. Poi. Sopracciglia. Spesse come quelle di Narciso. Sottili alla Tantalo. No, lasciamo queste che erano già quelle preimpostate. Ah, vediamo. Ah, ok, pure il colore possiamo vedere. Vediamo un po'. No. No. Torniamo a queste. Perfetto, queste vanno bene. Poi qui credo che con questo possiamo vedere qualche tatuaggio. Vediamo questo. No. 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 Questo è carino, molto bello. Questo no. Questo no.
Io dico questo. Va bene, questo mi piace. Andiamo avanti. Ok, vedere qui. Barba no. Vediamo la voce. Allora, vediamo questa. No, La tempesta! no, Sveglia! Devo assolutamente. svegliarmi! La tempesta! Sveglia! Perfetto, questa Devo va bene. svegliarmi! Proviamo di nuovo. La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! Va bene, allora credo che abbiamo fatto tutto qui, quindi possiamo andare avanti. Allora, applica. Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi, sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene, dovrei segnarmelo. Trascinata su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Non credo che riescano a sentirti, eh. Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Ok, amici, allora si inizia. Contenuto bonus sbloccato. Cura, quando hai poca salute, tieni premuto. Ok. Naturalmente, come vedete, ci dà anche dei suggerimenti. Questo è sulla resistenza. Guardiamo un po' in giro. Arrampicati. Allora, lì c'è una luce. Lì c'è qualcosa. Va bene, però. Iniziamo al momento, seguiamo il cursore, vediamo. Dove dice di andare. Ok, arrampichiamoci. Ah, come vedete, quando ci arrampichiamo si vede questa lineetta azzurra che sarà la nostra resistenza. Ora cercheremo di capire come si può aumentare la resistenza e quant'altro. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre la chiamavano e la salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì. Lasciali stare, sono solo invidiosi. Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo. Invidiosi, invidiosi, brutta cosa l'invidia. Locago! Locago! Riesci a sentirmi? Sei diventato freddo. Ma Ma va? quale magia è questa? Ligirone, dove sei, fratello? Sperduta e disarmata, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calma, ricordare il mio addestramento. Brava Phoenix. Rimani calma, che bussola. Quindi con la bussola possiamo individuare gli obiettivi. La spada di mio fratello! No! Allora, qui c'è zona missione. Troviamo un'arma.
Legirone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro. Dai, dai, Phoenix, dai. Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cos'ha la tua voce che abbiamo non abbiamo ottenuto spada non di Achille. Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Non era sola. Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Un attacco con spada. Ok, Phoenix, mandiamoli a casa, dai. Ecco qua. Ciao, ciao. Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Ok, possiamo fare anche la schivata. Un quadrato. Hop. Da lassù dovrei riuscire a osservare la zona. Quindi abbiamo anche i suggerimenti in alto a sinistra, ci dicono cosa fare. Esplora la zona per trovare un buon punto di osservazione. Vediamo. Iniziamo a esplorare bene un po' tutto. Vediamo. A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Non è questo il senso della poesia? Messaggero degli dei. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiata dalle sfide, completamente sola. Questa giovane eroina era determinata a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Ok, questi funghi blu che stiamo raccogliendo credo ci servino per la resistenza. Naturalmente il mondo è molto vasto, quindi dovrebbe essere esplorato bene tutto. Ma ora mandiamo a Nanna anche lui, eh. Hop. L1 più R1 per fare la parata, ora lo proviamo, eh. Ok.
Naturalmente, amici, in questo primo gameplay cercheremo anche di esplorare un po' la zona. Quindi diciamo che un po' di tempo se ne andrà anche per esplorare la zona. Anche se diciamo che seguiremo più il corso della storia, ecco. Vediamo se c'è qualcos'altro da prendere. Hermes, mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona finalmente, ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Ecco qua un altro fungo. Quella cos'è? Andiamo a vedere. Ho ottenuto Ambrosia. Tieni Ambrosia per potenziare la salute massima di Fenix. Puoi trovare l'Ambrosia esplorando l'isola d'oro. Fenix ha scoperto anche l'Ambrosia? Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Zeus, secondo me, è un po' geloso. È anche presuntuoso, eh. Ma non dimenticasse che Tifone gli ha fregato anche i fulmini. Ok, esploriamo. Il destino di Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dèi, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Potrebbero, bisogna vedere. Grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Bravo. Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Tieni premuto R3 per vista acuta. Allora, vediamo. È
Rivelare le icone. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione ai feedback che ricevi mentre osservi vari tipi di luoghi. Premi R2 per rivelare le loro icone in modo permanente in vista acuta. Allora, vediamo. Giusto. Ok, quindi credo ci fa scoprire nuove cose sulla mappa. Un'altra ambrosia. Perfetto, questa è una cosa molto interessante. Andiamo qua. Cripta del Tartaro apparsa. Come potete vedere, amici, riusciamo a scoprire sempre nuove cose. Un'altra ambrosia. Questi ci indicano i punti perfetti, esatti, dove si trovano. E più cose riusciamo a raccogliere, a trovare, meglio è, perché vuol dire che ci saranno utili nel corso della nostra avventura. C'è qualcosa. Scrigno. C'è qualcos'altro.
Un'altra ambrosia. Ok amici. Ok amici, io direi che per il momento proseguiamo col gioco e poi di tanto in tanto cerchiamo di scoprire sempre nuovi punti e nuove cose sulla mappa. Ok. Perfetto. Obiettivi, vita e morte. Lo sconosciuto che si dibatteva tra gli artigli del grifone precipitò vicino a quel crepaccio illuminato sulla piccola isola. Ha bisogno di un eroe. Ok, quindi l'obiettivo: salta nello stagno sottostante. Va bene. Come faccio a scendere? Lo stagno! Vediamo dov'è lo stagno. Eccolo qua. Siamo pronti? Andiamo? Ok. Nota su, a ogni passo Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ok, la resistenza quindi diminuisce anche in acqua, bisogna stare attenti. Una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno. Usa la mappa per individuare obiettivi, posizionare indicatori personalizzati e seguire i progressi nell'isola d'oro. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Altra melagrana. Lì ci sono altri punti. Andiamo a prendere anche quelli. Vediamo se c'è nascosto qualcosa qua, perché molte volte troviamo anche qualcosa nascosto, eh. Il fungo è là sopra, andiamo. Dai, dai, dai. Ecco qua.
Andiamo a vedere lì sopra. Come vedete ci segna anche sul cursore, abbiamo in alto, ci segna anche dove si trova il prossimo forziere, ci dice 139 metri. Ora però sto andando a vedere un'altra cosa. Musa canta di Hermes. Brizza le melodie delle piccole lire e suona le su quelle grandi di Petroni e degli uomini tutti. Ne trae poco profitto e spesso assai l'inganna quando è più profonda la notte. Bello! Chi l'ha scritto? Il mio poeta preferito, che peraltro non è ancora nato. Droghiamo tutto. Fungo blu. Vedete? Li trovate anche nascosti a volte. Ok. Lì giù cosa c'è? Ambrosia. Lì vedo un altro fungo, andiamo un attimo da qua. Oplala. Allora, il nostro obiettivo che ci segnala è quello di indagare sullo strano bagliore sull'isoletta. Ok, però voglio andare a prendere anche quell'altro fungo. Diciamo che c'è questo amichetto da... che potrebbe ostacolarci. Era noi. Se non ci facciamo sentire. Stavamo per fare un attacco furtivo.
Ma ci ha scoperti. Dobbiamo cercare di prenderlo alle spalle, amici. Come stavamo facendo prima. Allora, stiamo attenti qua. Aspettiamolo. Ciao ciao! Ambra dorata! Aumenta la potenza delle tue pozioni. Ok, si trova negli scrigni e nei tronchi degli alberi illuminati, amici. Questa cos'è? Vediamo, andiamo a vedere. Ok. Andiamo a vedere che c'è qua giù. C'è qualcosa, solo che al momento non posso. Come vi dicevo, è molto vasto l'ambiente, quindi andrebbe perlustrato bene. Comunque andiamo avanti con la nostra missione, poi ci torniamo. Vediamo se c'è qualcosa qua.
State attenti quando cadete perché potete perdere un po' di vita. Ci stiamo avvicinando. Fungo. Ma chi vi ha fatto questo? Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Adesso sì che ci siamo. Carissimi, via, ok, fuori uno, i frammenti adamantini, il metallo degli dei persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Fenix come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. Altra melagrana. Credo dobbiamo andare là. Ripostriamo. Ah, là ci sono molti funghi. Carissimi, rieccoci. Ciao. E ciao. Ambrosia. Fenix si avvicinò all'ascia, sentendo che la chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia, anche se... Ma prima che Fenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio sangue, Curva Fenix, disse il ciclope al marinaio. Dai, Fenix. Mostra qua un po'. Anzi, andiamo subito. Via. Bene, ecco la fine di Fenix. Una narrazione passabile, ma a volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi, è tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Attacco con spada, gli attacchi con la spada infliggono meno danno. Eccoci qua. Cos'è questo posto?
Ingresso in passaggio nell'abisso. Ora vediamo dove siamo. Che cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro. Dov'è atterrata Phoenix esattamente? Nel Tartaro, l'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Allora siamo nel Deve Tartaro, amici. Aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Lo sai tu, lo so io, dillo. Phoenix era nel totale dubbio. Ti odio. Ma non sei incuriosito? No! Vai avanti. Quindi, amici, siamo nel Tartaro. Siamo venuti a fare un giro. Vediamo. Vediamo un po' questo Tartaro. Lì credo ci sia un portiere. Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Che Tifone. Tifone, ti consigliamo di fare poco lo spiritoso. Diglielo, Phoenix. Vediamo che c'è in questo screen, amici. Pozione salute, pozione resistenza. Quindi premia per usare una pozione salute, pozione resistenza. Ok. Allora, devi andare là. Parla troppo questo Tifone. Cosa sono? Ali? Bellissime. Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Hai ottenuto ali spezzate. Ok, doppio salto. Wow! Funzionano davvero! Più o meno. L'ascia di Atalanta, la più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine caduta per mano di Tifone. Hai ottenuto ascia di Atalanta. Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Aspetta, usiamo subito l'ascia. Percepisco dell'altro in te. Oh, se c'è qualcosa qua da prendere. No. Se non sbaglio, Tifone ci ha detto che percepisce dell'altro in noi.
Tifone forse non ha capito che farà una brutta fine. Uno dei miei fulmini nascosto da Tifone. È finita. Phoenix diventerà cenere. Nessuno può usare quei fulmini tranne me. Oh, davvero? Vediamo se è così. Una riproduzione del fulmine di Zeus. Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. Ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Senso dell'orientamento. Usa la bussola per orientarti e localizzare i punti di interesse. Ah, qui possiamo... Dopo essere finita negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuta, Phoenix riemerse vittoriosa. Ebbene sì. Per ora? Zitto Zeus. Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Massima di Phoenix. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Phoenix. Che cosa inutile. Oh, forse sono maledette. Ma praticamente ora dobbiamo attraversare il ponte crollato. Perlustriamo bene la zona. Fungo blu. Da questo tronco, amici, viene un particolare bagliore. Vediamo se riusciamo a romperlo. Forse proviamo con l'ascia. Ok, ambra dorata, amici. Ando qua, altra ambra dorata. Allora, dobbiamo attraversare il ponte crollato. Però voglio vedere un attimo se c'è qualcosa qua giù. Andiamo. Andiamo lì. Melagrana.
4 Funko blu. Come vedete, amici, potete trovare anche oggetti nascosti, quindi bisogna sempre osservare bene. Più perlustriamo la zona, meglio è. Il ponte crollato è di là. Allora, abbiamo detto quello lì in fondo e il ponte crollato, però prima di andare là voglio provare a vedere una cosa. Allora, L, scatto. Vabbè. Con i funghi blu, come vedete, recuperiamo un po' di resistenza. Ecco qua. Un vaso? Lo prendo. Vaso non di si bronzo. Sa mai. Forziere. Fungo blu, mela grana e ambra dorata, perfetto. Segnala niente. Ora andiamo al ponte crollato, come vedete lì giù vediamo dei funghi che ora andremo a prendere.
Là ci sono i funghi. Saltiamo. Opla. Perfetto, siamo anche sul ponte crollato, quindi andiamo avanti. Come al solito, andiamo a ripetere il salto. Con la scusa raccogliamo anche questo fungo che non avevamo visto. A fare lo scatto, niente. Va bene, amici, basta scherzare, andiamo. Partiamo da qua. Eccoci qua. A me piace scherzare, avete capito? Sto arrivando! Resisti! Andiamo, Phoenix. Se solo Ligirone fosse qui. È lui l'eroe, non vediamo io. Se c'è qualcosa. Che cosa posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia? No, è molto semplice, Phoenix. Dobbiamo sconfiggerli. Mi segnala l'ambra dorata. No. E la grana. Ehi là, carissimi. Via, dai, andate via. Abbiamo sistemato. Allora vediamo che c'è qua.
torniamo indietro che ho visto anche un altro percorso. Dopo torniamo anche qua. Vediamo prima se qua sopra c'è altro, oltre al fungo che abbiamo già preso. Ah, ecco, ci sono altri funghi. Vediamo questo fungo, poi torniamo un attimo indietro, tanto poi torneremo anche qua, credo. Voglio andare lì. Ascendiamo. Ah, qui ci sono due nostri amici. Li mandiamo subito a dormire. Sfida movimento fallita, riprova. Ok. Ottenuto monete di Caronte. Una strana moneta. Monete di Caronte, ottieni monete di Caronte per potenziare l'abilità e i poteri divini di Caronte. Caronte le stava risparmiando monete per di Caronte costruire si ottengono completando sfide mitiche. Ok amici, quindi con le sfide mitiche possiamo ottenere le monete di Caronte. Vediamo che c'è qui. Vediamo se c'è altro. Ecco qua. Ok, qua forse sì. Ambra dorata. Ok, proseguiamo. Vediamo se c'è qualcosa. Eccola.
Andiamo sopra. È ottenuto Ambrosia. Ok, questi quindi dobbiamo sconfiggerli. Perfetto. Uno. Ehi. Nella grana. Vediamo se lì c'è qualcosa. No. Su, forse possiamo osservare meglio, vediamo. Allora, lì ci sono dei funghi, credo. Poi lì credo sia un'ambrosia. Va bene. Lì c'è un amichetto, eh. Allora, intanto prendiamo i funghi. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo alle spalle. Ci ha visto. Sì, sì. Va bene, ora lo mandiamo a casa, ragazzi, non vi preoccupate.
Ciao ciao bello. Okay. Altra ambrosia ottenuta, amici. Una gorgone. Cos'è quel luccichio? Magari se la colgo di sorpresa. Allora abbassati. Attività bassa di nascondi di tre cespugli per ridurre di vita. Se usi correttamente questa abilità puoi evitare i combattimenti e sperare attacchi furtivi nemici. Vediamo. Ciao ciao bello, è andato via. Dei mortali, lo abbiamo ottenuto parabraccia di Eracle. Era e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Phoenix. Che colpo di fortuna! Zeus, come al solito, è molto invidioso. Ehi voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! Così Phoenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva disolato a Eracle. Ma che fai? Che succede alla tua voce? Forza di Eracle permette Eracle a Phoenix di spostare, sì, oggetti quello pesanti. Gli oggetti hanno pesi diversi in base pronunciare al materiale che sono fatti. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Ma proviamo subito. Allora, trasporta. Per gli dei! Mi sento come, okay, se potessi sollevare una montagna. Vediamo se riusciamo a lanciarlo. Potessero spostare questa. Lì. Perade, voi due, prendetevi una stanza. Allora, come si fa? Ah, ok. Allora, se vedete, a destra ci dà dei consigli. Quindi lancia con R2. Lancio caricato, tieni premuto R2. Lascia triangolo. Scatta, tieni premuto quadrato. Ok, allora. Carichiamo un lancio, vediamo. Okay. Vediamo se riusciamo. Vediamo. Ok.
Andiamo qua. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Andiamo qua che ci sono altri massi. Vediamo. Di mandare a nanna anche gli altri. Allora, premuto. Vediamo qua. E anche lui è andato. Vediamo anche questo. Allora, vediamo, vediamo. Vediamo anche a nonna lui. Caspita, non l'abbiamo preso. Ok, vediamo così. Ah, ok. Vabbè, poi tanto scendiamo e andiamo a battere. Adesso voglio finire di vedere cosa c'è qua. Ah, qui ci dice che possiamo trasportare. Cerchiamo di capire. Allora, vediamo, qui c'è uno scrigno. Allora, vediamo se ho capito. Ah, perfetto, allora dobbiamo prendere questo e portarlo dentro. Lascia qua. Ok, dovrebbe essercene un'altra, vediamo dov'è. Ah, eccola qua. Lascia. Perfetto. Nuova attrezzatura. Terminale dell'orgoglio. L'inventario serve a gestire attrezzature, compagni animali e oggetti da premi. Premi, ok. Elmi. Questo elmo. Ah, criniera dell'orgoglio. Più 150% danni contro i nemici indenni. Equipaggio. Perfetto. Va bene, qui ci fa vedere una mappa. Inventario. Oggetti di missione. Da qui è possibile visualizzare gli oggetti di missione raccolti. Vediamo. Ok, vaso di bronzo. Vuoto, ma per Ares è pieno di imbarazzo. Va bene. Non puoi volarci, ma queste ali spezzate ti fanno comunque andare più veloce. Va bene, ok. Questa è l'ascia. Più 30% danni con combo con ascia, mentre la salute è al massimo. Questa è la nostra spada, la spada di Achille, più 30% danni con gombo con spada, mentre la salute è al massimo. Vabbè, che torniamo alla missione. Adesso. Ci segniamo un portiere. Però, aspetta. Voglio vedere innanzitutto se c'è qualcosa da prendere.
ancora nulla. Ma trasportiamo questa che voglio. Ah, vieni qua. Voglio lanciare questo sassolino, ecco, al nostro amico laggiù, al nostro simpaticone. Vediamo se... Ok. Ok, allora ragazzi, premendo L1 possiamo prenderlo anche a distanza. Che erroraccio. Va bene, faccio così, ragazzi. Ciao ciao. Sistemiamo anche lui. Anche lui abbiamo sistemato. Voglio sistemare anche loro due. Perfetto, andiamo. Cosa c'è là? Andiamo là, amici. Olè. Ora lo saliamo. Andiamo da qua. Poi dobbiamo andare lì. Oh.
fungo blu, melagrana e ambra dorata. Ok, andiamo là. Cerchiamo di scendere da qua. Arrivo! Come faccio ad entrare? Allora, vediamo, Phoenix, vediamo. Tieni pronto il leone, ok, l'avevamo già capito questo. Ok, vediamo. Lascia. Facciamo questo. Lascia. E si è aperto. Sei caduto in quella cripta. Ti salverò! Lo prometto! Brava Phoenix. Vediamo qua se c'è qualcosa. Allora, se ho ben capito, questa cripta ci riporterà nel Tartaro. Andiamo. Prendi il bottino. Dopo aver completato una cripta del Tartaro, ok. Quindi fammi capire bene. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. Allora, qui abbiamo due simboli, piuma, quindi credo che vada bene qualcosa di leggero. Vediamo. Va bene. Mentre questo, che è più pesante, va qua. E fin qua ci siamo. Cosa ho fatto? Ho fatto un danno. Rimediamo subito. Ok. Allora amici, siamo tornati nel Tartaro. Luogo poco accogliente questo Tartaro, eh. Lasciata male comunque. Il Tartaro, amici. Ok, credo che li dobbiamo posizionare rispettivamente lì e lì. Allora facciamo così. Trasporta. Facciamo un lancio.
Perfetto, e abbiamo attivato anche quello. Ok. Vediamo se là c'è qualcosa. Non credo. Andiamo avanti. Non so a voi amici, ma a me questo gioco piace tantissimo. Attenzione a non cadere. Il simbolo di Itaca. Odisseo. Ah, qua c'è un arco, vediamo. Abbiamo ottenuto Arco di Odisseo. Bellissimo. Per usarlo non basta solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati! È sempre Tifone, Fenix. Quel simpaticone di Tifone. Frecce di Apollo. Ok. Allora, vediamo. Tiro rapido. Tieni premuto L2 per la mira. L'avevamo già capito, eh. Ma questo bersaglio si muove, quindi dobbiamo fare più attenzione. Tieni premuto R2, tiro caricato. Due dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il tieni premuto L2 più R1 freccia di Apollo. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai. Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. Perfetto. Mantieni quella mano ferma, piccolina, e potresti sopravvivere. Tifone, fai poco il simpatico. Ok, vediamo se c'è qualcosa. E c'è qua, vediamo. Come si va qua? Vediamo come dobbiamo fare. Ah, ma là, ah, c'è un bersaglio. Vediamo. Forse riusciamo. Come facciamo? Andiamo con la freccia di Apollo. Siamo mitici, amici, siamo mitici. Pozione salute. C'è dell'altro? No, andiamo. Ah!
Ah, perfetto, amici. Abbiamo ottenuto un altro fulmine di Zeus. Vista acuta. Prendere terra, entrare in modalità vista acuta e inquadrare il bersaglio distante. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, Fenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna! Abbiamo completato un'occasione d'oro. Nuova missione vista appannata. Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione di Fenix. Troppo facile. Allora, l'oracolo è da là, credo, ce lo segna così, però qui ci segna qualcosa, vediamo. Credo sia un altro portiere, anche se... Vediamo. Attenzione. Cosa c'è? Non so se siamo pronti per affrontare già anche lui. Però sta sorvegliando qualcosa, ok. Vediamo se riusciamo a fare un attacco furtivo. Sì. Vediamo se riusciamo a... Ah, ok, possiamo bloccarlo, quindi. Dov'è? Si sta arrabbiando. Sì, sì, sì. Ah, qua no. Ho visto una cosa. Prima di tornare all'amichetto nostro, mandando a loro.
Ambrosia. Ciao ciao. E l'abbiamo mandata a nanna, amici. Mega grana, ok. Qua ci ho messo qualcosa di pesante. Vediamo, vediamo. Allora, prendiamo questo. Posiamolo qua. Prendiamo quest'altro. E posiamolo qua. Ok, amici. Nuova attrezzatura. Quindi qua abbiamo preso anche l'arco di Odisseo, più 6 da bonus, 20 danni, più 30% danni con colpi con arco mentre la salute è al massimo. Vedi dalla cucina di Festo nella sala degli dei per potenziare. Ah, questa è quella che abbiamo, credo. Questa è la superbia del gigante monocolo, più 30% difesa contro i nemici uni. Ok. Adesso dobbiamo andare al tempio di Apollo. Raggiungere il tempio d'Apollo. Di lì. Vediamo di ammazzare anche questo. Ah!
Ciao bello. Andiamo al Tempio d'Apollo, amici. Memorizza le melodie delle piccole linee e suonane su quelle grandi. Vedremo nella stessa regione e completare la sfida mitica, ok. Questa l'abbiamo suonata. Fenix vide che i servi di Tifone avevano circondato lo sconosciuto, lasciandolo salvare senza lo sconosciuto. Sarebbe stata la sua più grande battaglia. Oh, spero che lo sconosciuto muoia. No, grazie. Sto bene qui. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Se avessi voluto farti del male, avrei potuto semplicemente venire a colpirti. Esatto. È vero. Quindi, ora vado. Fenix. Che nome singolare. Grazie dell'aiuto, Fenix. Bei bracciali. Grazie. Sto andando al Tempio di Apollo a parlare con l'oracolo. Anch'io! È proprio laggiù. Oh, fantastico! Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dovremmo andare insieme... Ehi, che fine hai fatto? È sparito. I miei parabraccia! Ah, dannato ladruncolo! Io ti ho salvato! E lui ci ha fregato i parabraccia. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. So come ti senti, ragazza. Fai tutto il possibile per loro e poi ti tradiscono. Allora, amici, io direi che per oggi va bene così. Ci vediamo la prossima volta e riprenderemo insieme appunto da qua, da dove ci siamo lasciati. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al mio canale YouTube Pierendo Niche. A breve, a giorni, inizieranno anche le live su Twitch. Quindi, se volete, se vi va, seguitemi. Alla prossima. Ciao.